Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel 19° episodio della nostra Master League con il Livorno, signori, su PES4. Prima di partire il video, signori, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Allora, signori, piccolo recap della situazione. Allora, noi siamo classifica, siamo terzi se non sbaglio, a un punto dal Rennes, ok? A un punto dal Rennes con due partite alla fine. Quindi ci giochiamo praticamente la promozione nelle prossime due partite. Andiamo un attimino a controllare la formazione. Vediamo se i nostri... C'è Rossetti che è un po' stanco, Amelia che è stanco. Va bene, li cambiamo prima di scendere in campo, signori. E vediamo se riusciamo a vincere contro il De Bosch. Dobbiamo vincere per forza, signori. Non è un discorso se riusciamo a vincere. Dobbiamo vincere per forza. Perché sennò rischiamo veramente... Allora, facciamo fuori Rossetti per Daniele Vicius. Grandoni per Malara e Vargas per no, Vargas gioca, signori. Vargas non ci interessa, Vargas gioca. Scendiamo in campo, signori, e vediamo di portarci a casa una vittoria. Sarebbe importante. No, è l'unica cosa che conta, la vittoria, signori. La vittoria è l'unica cosa che conta, perché sennò siamo nella cacca più totale. Quindi dobbiamo riuscire a trovare il gol del vantaggio. Riuscire a trovare no, il gol del vantaggio, dobbiamo trovare il gol del vantaggio e il gol della vittoria. Scorso video abbiamo battuto un Siviglia agguerritissimo, però siamo riusciti nell'impresa, signori. Quindi diciamo che dobbiamo credere di più in noi stessi. Dobbiamo credere di più in noi stessi e dovremmo riuscire a credere anche di più in un Utaka che... Mamma mia. Attenzione, attenzione. Grandissimo Daniele Vicius. Grandissimo. Ecco lì, subito. Così. Lì vorrei il vantaggio. Con Honor Gas. Bellissimo, signori! Bellissimo! Livorno 1, De Brosch 0. Dai così, grande gol di Daniele Vicius che tiene su quella fascia. Cross, rase terra e Daniele Vicius e un orgasmo. Trova il gol del vantaggio dopo 2 minuti, dopo 3 minuti, signori. Importantissimo, importantissimo. Dai, dai, dai signori, che i 3 punti sono fondamentali oggi. Dobbiamo sperare nei 3 punti e sperare anche nella sconfitta del... Ma che, come cazzo l'hai stoppata, mannaggia a te. Anche nella sconfitta del Rennes dobbiamo sperare, signori, perché sennò... Dobbiamo... Ah, vabbè, anche un pareggio. No, deve perdere il Rennes, signori. Il Rennes deve perdere. Perché sennò non... Dai. Fatti vedere invece di stare in mezzo ai difensori. Oh, è fuori. Era fuori comunque, signori. Quella palla era fuori. Però va bene. Noi accettiamo tutto. Accettiamo tutto. Fino a quando siamo in vantaggio 1-0, signori, accettiamo tutto. Accettiamo tutto. Tutto. Accettiamo tutto. Che cazzarola era? Perché sto rampassaggio così? Ce l'avevi vicino il compagno. Troppo. Decisamente troppo violento questo passaggio in profondità. Un po' inutile, sinceramente. Però va bene, un Orgas che trova il primo gol in campionato. Grandissimo un Orgas. Grande Amelia. Buttala sotto a me. Buttala sotto. Che ci proviamo a giocare di testa con Utaka. Bella. Bella l'apertura di Utaka per Calamitaro. Ah! Calma. Tanto non ha dove andare. Cazzarola, invece c'è andato. Ah, recupera. Vai di testa, bravissimo. Ancora di testa, bravissimo. Col corpo. Boh, invece di girarsi verso. No, gli abbiamo regalato il calcio d'angolo al 17°. Parte il traversone. Ma Amelia, che cazzarola ha fatto? Scusate, qualcuno mi spiega che cazzarola ha fatto Amelia? Non lo so, era suo il pallone. È calcio d'angolo ancora. Niente, di testa le prendono tutte loro di testa, signori. Noi stiamo solamente a guardare come dei polli. Dopo quella prima azione incredibile di Daniele Vicius ci siamo completamente spenti. Attenzione, ancora. Riesce a partire il traversone? Riesce a partire Daniele Vicius? No, porca miseria. Grandissimo Daniele Vicius.
Parte di nuovo ancora il traversone, pallone al centro, uno, no, questa volta è Rutaka. Rutaka, secondo me è il numero 6 che non gli piace, Rutaka, signori. Secondo me è il numero 6 che non funziona. Dai, ma porca miseria. Addirittura cartellino giallo, Rutaka, violento. Ma va, va, va. Ma va, va, va. Ciara, torna sul pallone. Ciaramitaro mio, ero tu, cazzo. Mi date Ciaramitaro? No, non me lo devono dare Ciaramitaro. Giustamente, quello che mi poteva marcare il giocatore non me lo devono dare. Me devono dare per forza quello esterno. Serie D. Mamma mia, che fallo. Questo gli dà il giallo pure, però. Gli dà il giallo. Non gli dà il giallo. Perché non gli ha dato il giallo, brutto bastardo? Un orgas. Un orgas. Non ha tenuto fisicamente un orgas, signori. Un orgas non ha tenuto fisicamente. Dai. Bello, grande del Tongo. Tara, del Tongo mio. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. 28esimo del primo tempo, signori. Livorno 1, De Bosch 0. Quello non mi parte, però sulla fascia. Attenzione, buono questo è passaggio. Ciaramitaro per Rutaka. Rutaka raggiunge il limite. Riesce a crossarla. Attenzione. Mannaggia. Danilicius, forse la potevamo stoppare. Non ci abbiamo creduto abbastanza. Messa ancora del portiere. Comunque, non stiamo giocando male, signori. Del Tongo. Il Tongo fa proprio cagare, comunque, signori. Del Tongo è terribile. È terribile in tutti i sensi. Attenzione, Danilicius. Riparte ancora lui. La butta dentro. Un orgas. No, un orgas. Rutaka. Peccato, perché il passaggio lì era buono. Stiamo giocando bene, comunque. Stiamo giocando bene. Ho scoperto i cross, praticamente. I cross. No, no. Ci danno tanto i cross, signori. Un orgas. Vai gas. È fallo, cazzarola di un arbitro di me. Cazzarola di un arbitro venduto. Questi che riscono. Oh, finalmente. Dai, vattene giallo. Vattene giallo che è tutta la corsia. Vattene giallo. Dove cazzarola vai? Giallo mio, però. Bello. Giallo, c'aveva tutta la corsia. Si è emozionato troppo. Ancora giallo. Per Rutaka, spintonato nettamente Rutaka, è giusto, è un orgas, lì ti rifilano un gran calcione, scusami. Mi ha rifilato un gran calcione che ci stava tutto. Porca miseria, meno male che c'è i piedi storti. Porca di una miseria. Calma, relax, grande così. Giallo non è cosa andare sulla fascia, però vede giallo Gambardoni. Signori, ma non teniamo fisicamente. Che problema c'è? Dico, una fetta di carne in più da mangiare? Cioè, fisicamente proprio non ci siamo. Non ci siamo proprio fisicamente. Ciaramitaro, stoppato, va bene. Allora, Ok. Cosa possiamo fare? Di sicuro io andrei a cambiare, signori, Rutaka. Rutaka per Rossetti sicuro. E poi Amelia è stanco, ma non ci possiamo fare nulla, signori. Amelia deve giocare. Dai. Dentro Rossetti. Mi serve per fare punti Rossetti, signori. Rossetti dobbiamo migliorarlo come giocatore. E secondo Danilicius comunque sarei sì. Zitto. Dai, però, che fallo. Arbitro, ammonisci libero qualcuno di loro, è giusto? Qua hai ammonito solo i miei. Non mi sembra neanche giusto. Passa la palla lateralmente. Dai, prestalo. Niente, troppo spazio. Il mio duo di attaccanti non vuole attaccare praticamente. Non sa solo stare avanti senza. Bello. L'ha buttata fuori? Porca miseria che era fuori sta palla, mannaggia a voi. Quante gliene deve regalare. Portalo fuori, bello così, portatelo fuori. No. La butti, mamma mia, sti cazzati rimpalli. Grandissimo Danilicius.
Daniele Vicius, uno di noi. Lancialo. Ma no, a lui. Va bene, il rimpallo siamo fortunati. Dai, ci ha dato tutto il tempo di giocarla sta palla e noi non ne abbiamo approfittato. È nostra, grande, grande. Unorgas che cerca il Ciara. Ciara, lentissimo Ciaramitaro, signori, lentissimo. Lentissimo Ciaramitaro. Dai, al 55esimo. Riesce a metterci un piedino, ma neanche da lontano riesce a metterci un piedino. Non è che non riesce a metterci un piedino. Gambardoni, grande il movimento di Gambardoni. Qualcuno mi spiega come ha fatto a tornare su. Che cos'è? È dopato questo, signori. Questo è dopato. No, aspettate perché devono segnare. Aspettate perché era stata proprio l'azione come se dovessero segnare. Un orgas. Che cazzo era successo? Oh, signori, si sono svegliati tutti in un colpo. Sono velocissimi. Non riesco a tenere nulla. Attenzione, un orgas. Cosa? Boh, non... Io l'avevo tirata in porta, signori. Era un tiro. Ha fatto questa cagata, non chiedetemi perché ha fatto questa cagata, ma era un tiro, signori. Era un tiro. Ciara. Sicuro che fosse fallo. Un orgas. Parte il traversone. Lungo e potente, non ci arriva nessuno. Calcio d'angolo però per noi, va bene, al 64esimo. Calcio d'angolo per noi. Parte attraversando il centro. Troppo sul portiere. Rinvio del portiere. Mamma mia, che brutti passaggi. Mamma mia, che cose brutte che sto vedendo. Non lo so, me lo vogliono ammazzare. Boh, ditemelo. E lui continua a non ammonire. Io un fallo ho fatto. E me l'ha ammonito. Un fallo ho fatto. Con Utaka. Lui sta facendo 70 miliardi di falli e non gliene ha ammonito nessuno. E guarda come pigliamo il gol del pareggio. Che partite sofferte, signori. Che partite su questo Livorno sa soffrire. Non sa segnare. Non sappiamo segnare, signori. Però sappiamo soffrire. E non so se sia una cosa buona. Questa è una grande opportunità. Dai! Fastidio, il ritardo sull'input che certe volte c'ho, mi dà un fastidio. Il problema è che non me la posso prendere nemmeno con i miei giocatori, neanche posso di... Mannaggia, di tanto? Sì, di tantissimo. Sì, era anche un gran fuorigioco, però scusami. Era anche un grandissimo fuorigioco. Ma meno male che c'è Vargas, signori. Meno male che c'è Vargas. Che non riesce a passare. Grandissimo. Ma porca un orgas mio. Ma un orgas non dovrebbe essere pure veloce, signori. Un orgas non dovrebbe essere pure veloce. Com'è che è un patacarro pure lui? Sono tutti patacarri. Tutti. Non se ne salva uno. Uno non se ne salva. Guarda. Ma cosa cazzaro la fa? Ha fatto il balletto su se stesso, mannaggia. Va bene. Calma, relax. Ripartiamo. Grandissimo, un orgas. Se ne va. Cerca il pallone in profondità. Rossetti. Guardalo. Dovevo temporeggiare, invece ho fatto una cagata terribile. No, ragazzi, se però sei in una posizione, non puoi completamente andartene dall'altra parte. Non puoi avvicinarti al compagno. Stiamo soffrendo troppo. Grande così.
Dai, dai un orgas, cerca il compagno, va bene. Bene, il Kaiser non è, non va bene per niente. Due minuti di recupero, signori, 2 minuti di recupero. Dobbiamo cercare di tenere 2 minuti di recupero. L'hanno spazzata via. Boh. 2 minuti di recupero. Porta palla No! sulla fascia No, ma sinistra. vabbè, dai, è finita. Un altro. Rischia la partita Schmeichel. Dai 1-0. così, Livorno batte Den Bosch 1-0, gol di... Rimonta di attacco per l'Italia. Un orgasmo, mi veniva l'orgasmo, no, un orgasmo, signori. Noi il nostro l'abbiamo fatto, noi il nostro l'abbiamo fatto, signori, noi il nostro l'abbiamo fatto. Vediamo cosa ha fatto il Rennes. Ma Fatto un lavoro superbo. lo andiamo a vedere subito in Stupendo. classifica, non lo Ma voglio sicuramente vedere. Il assurdo Rennes ha per perso, l'Italia. il Rennes ha perso, Sicuramente signori, contro il assurdo. Norimberga. Il Rennes ha Sicuramente perso contro il assurdo. Norimberga, signori, dai così. Siamo secondi? Siamo secondi? Siamo secondi? Sì, va bene, non me ne frega niente dei punti. A me l'è salito, manco per il Kaiser, per il Sel, Gian Lombardo. Del Tongo sale, è migliore, anche se Del Tongo fa schifo terribilmente. Ciaramitaro, Gambardoni sale, ma è inguardabile. Unorgas sale, migliora, buono Unorgas. Utaka finirà fuori rosa. Rossetti sale. Pavarini. Melara, ok, poi degli altri non dovrebbe salire nessuno. Ok, quindi è secondo posto, sì, salvo, fai quello che vuoi. La prossima è l'ultima di campionato, signori. La prossima è l'ultima di campionato. La prossima è l'ultima di campionato. La prossima è l'ultima di campionato. Lui è salvato, annuncio classifica UEFA. Noi dove cazzo la siamo? Non lo so. Andiamo a fare le ultime, facciamo schifo, siamo 68esimi con 20 punti. Bello! Posizione del campionato master, siamo secondi con 2 punti di vantaggio sul Rennes, signori, dai così! All'ultima di campionato, abbiamo 2 punti di vantaggio, signori. Ce la possiamo fare, ma scopriremo come finirà nel prossimo episodio. Detto questo, signori, vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!